Promemoria per la prossima nottata in rifugio bivacco in montagna, assolutamente tappi per le orecchie, assolutamente. Stavolta li ho dimenticati e ne ho pagato le conseguenze, va bene. Ciao amici, bentornati sul canale, io sono praticamente pronto a partire. Quello che vedrete oggi in questo video è una super traversata del Monte Morrone, che come sapete io amo tantissimo, è una delle montagne che preferisco, la vedo proprio qui da casa, anche se non la vedete. Il tempo non è dei migliori, ma non dovrebbe piovere, la compagnia è ottima, lo zaino è super pesante, siamo sugli 11 kg, compreso 3 litri d'acqua, cucina e cibo per una nottata. Dormiremo al rifugio Ghiaccio della Madonna, ma questo ve lo racconterò più tardi lungo il sentiero. Seguitemi su Instagram per non perdere tutti gli aggiornamenti del giro di oggi e degli altri giri futuri che ci saranno in montagna. Direi che è ora di caricare la macchina e partire. Ci vediamo lungo il sentiero, buon divertimento e buona montagna a tutti. Non stiamo andando sull'Everest, ma bensì... Allora, vediamo. Non lo so quando è. 17 kg. 17, Cristo, tantissimo. Quello per le risse ce l'abbiamo. Questo piccolino qua, il braccio è cosecco, allora in caso di rissa c'è lui. In caso di birre e terzi tempi c'è lui. E c'è anche lei. C'è anche lei, la signorina. Papà, te che ti lasciamo. Che mi chiami papà perché sono vecchio? No, papà. Per la geriatria c'è lui. Prima traversata, vediamo se sopravvive. Carissimi, partenza dall'hotel Celidonio, abbandonato, ecomostro degli anni 70 di Passo San Leonardo. Tempo incerto, come incerta la nostra voglia di fare questa traversata spaccaculo. Incerta no, anzi, è fin troppo certa, se, nonostante tutto. Cioè, stiamo salendo come dei muli, come degli sherpa, però abbiamo la signorina Maiella che dietro ci fa compagnia. Prima vetta del giorno, Monte Mileto. Allora, oggi abbiamo deciso di salire il Morrone senza ossigeno, però mi ho chiesto comunque supporto a Andrea Iolini Sherpa, sì. Manuel Marini Sherpa, che sono comunque abitanti del posto, abituati a queste quote, abituati a sopportare grandi pesi e accompagnano i turisti europei come me, insomma, nell'ascesa di queste montagne vertiginose. Ci siamo tolti lo zaino per una piccola pausa acqua, sembra di volare, ci stiamo librando in volo. Poi Andrea, meno male che non è uno che suda. No, guarda come gonfia il braccio, eh? Non è uno che suda tanto. Per il giro di oggi ho rischiato letteralmente il linciaggio da parte di questi due signori calvi qua dietro, uno calvo, l'altro tendente al calvo, perché ho detto vabbè, rimango leggero, mi porto i miei noodles, ma poi ci sono state minacce verbali che mi hanno fatto desistere in effetti, e quindi sono andato di fagiolo borlotti. Stasera dentro il rifugio ci sarà da morire. Sai che po'. Sì, sì. Siamo scesi finalmente dalla prima vetta della giornata, Monte Mileto, ventosissimo, però le temperature sono ancora ottime. Siamo praticamente quasi arrivati al rifugio capoposto che vedete lì davanti. Era in realtà parecchio tempo che non venivo qui sul Mileto. E quale migliore occasione per farlo durante la traversata del Morrone? La vetta ci aspetta qua giù per l'indomani, ma già sto pregustando la cenetta in rifugio con calma, in ottima compagnia e in totale relax. Questo che cos'è? Allora, giustamente Andrea chiede, questo che cos'è? Questo qui è un rifugio dedicato a Diana e Tamara, due ragazze che erano venute qui in escursione anni fa, in realtà la data non me lo ricordo. Fine degli anni 90. A causa di un pastore macedone che era qui al rifugio di Capoposto a pascolare, sono state violentate e uccise a sangue freddo. Qui ci sono i memoriali con le loro fotografie, questo è il piccolo rifugio a loro dedicato, rifugio appunto di Anna e Tamara nei pressi di Capoposto, una storia abbastanza
cruda, triste, se gli volete dare uno sguardo, non so, però per evitare, sì, più che altro per rendere onore, ma soprattutto non vorrei dire una cosa per un'altra, quindi andatevi a documentare su internet, c'è tutto quanto scritto. Superate questa piccola parentesi, credo che faccia un'altra micro pausa al rifugio di Capoposto, ma forse anche no, non lo so, dipende, e poi ci buttiamo nel vallone delle mucche e proseguiamo la leggera salita. La compagnia del disagio qui si è ricompattata, siamo proprio a ridosso del rifugio di Capoposto. Sulla tabella di marcia direi che siamo messi abbastanza bene con le tempistiche, anche con il meteo che sembra essersi piuttosto stabilizzato. Cioè questi cavalli qua ci hanno fatto cagare sotto, perché da sotto al vallone si vedevano soltanto le teste che sfondavano. Solo quello nero, e solo quello nero, e sembra tipo un branco di quattro lupi, però magari avete quattro lupi sul morrone. Eccoci al cospetto della cima del morrone, e si vede anche il rifugio qua giù dove stiamo andando. Pensavamo di essere da soli, ma in realtà la porta della stanza sempre chiusa del rifugio è aperta, c'è in realtà la finestra e c'è qualcuno nei paraggi. È arrivato al rifugio, io c'ho una madonna, già inizia a tramontare il sole, mamma, è l'ultracina, c'è LED ultracinese, bellissimo. Abbiamo trovato la stanza chiusa, sempre aperta, e magari è stata rotta, non lo so, fatto sta che ci stiamo sistemando per la notte. Andrea, prima che mi segnalano il canale, ti puoi rivestire gentilmente? Sì. Madonna, insomma, il livello si alza notevolmente con la fagiolata, i crostini. Andrea invece... Andrea, che ti stai mangiando? Fa vedere un po' quello che stai mangiando. Scusa, mostra al web cosa... Che c'hai là? Che c'hai? Ma che schifo! Guarda, no? Perché stai facendo il video? Sennò ti dicevo un'altra cosa. Aspetta, cosa sì. Devo per tu vuoi fare? Sono là. Ok, prendo questo. Q3. La mappa, quindi. Ore di sonno 40 minuti. Esatto, confermo. 40 minuti totale. Ok. Ho dovuto aspettare le 8:10 che il meteo si sistemasse un po'. Le 8:10 che quel signore lì che sta facendo il professionista sistemasse prima lo zaino. Sì, sì. Allora, e con la scusa abbiamo temporeggiato per il meteo, ma fondamentalmente abbiamo dovuto aspettare lo zaino di Andrea. Notata pesantissima, vento forte, si apriva in continuazione la porta. Il sole è sorto dopo una notte di merda. Vi posso garantire che non abbiamo veramente chiuso occhio, è stato terribile. Per fortuna la serata è stata lietata da ottima compagnia, ottima cena, ottima musica stamattina. Ci siamo svegliati alle 6, cioè ci siamo alzati alle 6, ma abbiamo dovuto aspettare il meteo favorevole. E Olini che finisse di preparare lo zaino. Da buon pescarese. Vedete come spesso in montagna ci sia sempre bisogno di un momento magico. Ci sia bisogno di piccole cose, no, per andare avanti. Tipo stamattina, dopo una nottata passata insonne, ma completamente insonne, ci siamo svegliati, il morale era sotto i piedi, voglia di camminare zero, perché fuori pioveva, faceva freddo, il meteo, la natura ci venivano contro, ed è bastato semplicemente un po' di musica che ha messo Andrea, anche se ha dei gusti discutibili, però ci siamo dati un po' di carica con la musica. Stamattina appena svegli, mentre prendevamo il caffè, abbiamo temporeggiato, abbiamo chiacchierato con Alessandro e Francesca di Napoli, di Ischia, che abbiamo conosciuto, stanno percorrendo il sentiero dello spirito. Anzi, vi saluto ragazzi, se state vedendo questo video, è stata una compagnia pazzesca, ed è bastato veramente poco per darci la motivazione giusta per affrontare questa lunga e impegnativa giornata di trekking che abbiamo davanti. Quindi, come sempre, queste sono le magie della montagna, ed è bellissimo fare questo tipo di esperienza. Bando alle ciance, adesso siamo appena sotto la vetta del morrone. Questa salita iniziale ci sta dando una bella sveglia,
Ma va bene così, siamo qua per questo. Continua la discesa dalla vetta del Morrone in direzione Colle della Croce, anche dette le Croci di Pratola, che vediamo qua davanti e sono enormi, tipo altezza uomo. Il tempo credo si sia stabilizzato per fortuna rispetto a stamattina, questo è un lusso, si è scoperto anche il Gran Sasso sullo sfondo. Alla mia sinistra vedete tutta la Valle Peligna sul Mona Pratola, laggiù addirittura si vede l'eremo di San Pietro al Morrone e noi ci siamo quasi. È una giornata fantastica e anche l'esperienza del temporale alla fine ci stava tutta. È una cosa che fa crescere, fa capire come comportarsi in diverse situazioni in montagna. Io quando mi trovo in queste situazioni mi sento veramente di riportare qualcosa di concreto a casa, quindi ottimo così. Salve! Un saluto agli amici pratolani e peligni, direttamente dal Colle della Croce. Ed eccoci arrivati a Ghiaccio Grande, c'è pure questa carissima mucchina con le corna che ci inquieta un po'. Siamo alla larga. Ok, pausa colazione fatta, sono le 10:30 e stiamo praticamente prendendo la deviazione che ci porta, sì vabbè Andrea fa i commenti mentre faccio le clip, ma non fa niente. Prendiamo la deviazione che ci fa saltare il Colle Affogato, che sarebbe questo qui, per passare a Fonte Fredda e ricaricare le scorte d'acqua che iniziano a scarseggiare. L'attacco per il sentiero del parco sta a mezz'ora da qui. Da Fonte Fredda poi risaliamo per riprendere il sentiero P del parco e ritrovarci praticamente al Colle dei Sambuchi, quindi poi da lì tutta cresta affilatissima fino al Monte Rotondo. Sta là Fonte Fredda, no? La compagnia del disagio si appresta a fotografare in ogni dove i giovani escursionisti per l'approvvigionamento dell'acqua. La bussola portava a quale? In direzione Fonte Fredda. L'italico sentiero. Guardate bene, questo è il bivio per Fonte Fredda, chiama un'ora, ma in realtà siamo a circa neanche 20 minuti forse in discesa. Lo monitoriamo. Orologi alla mano, sono le 10:56. Sincronizziamo gli orologi. Malissimo, 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 non c'è acqua a Fonte Fredda. Eccola. Basta qualcosa. Così non ci sta. Siete un po' bassa il tubo, che conosci. Siamo venuti a Fonte Fredda e non ci sta l'acqua. Mo sono cazzi. Io c'ho solo mezzo litro. Vabbè, diciamo che una mezza ricarica d'acqua l'abbiamo fatta con non poca fatica. Adesso è il turno del dottor Marini. Abbiamo letto un cartello molto ottimista che ci piace, che dice tocco molto, la Casauria. 2:55 a tocco la Casauria, speriamo che sia il più realistico possibile perché la situazione si sta scaldando qua. Ammetto che la situazione acqua mi ha messo un po' di pensiero. Comunque a mezzogiorno inizia a fare caldo, siamo appena ripartiti da Fonte Fredda, dobbiamo riprendere il sentiero del parco passando per sentiero A12 fino al Colle dei Sambuchi. Faremo un bel po' di dislivello, circa 300 metri, che non è tantissimo, però il tratto è abbastanza breve. Dopodiché siamo ufficialmente in cresta a Monte Rotondo, schiena d'asino. Comunque ci siamo riservati la direttissima a Monte Rotondo per un'eventuale via di fuga più veloce. Marini. Le facili roccette. Il panorama piuttosto incoraggiante, mamma mia. Ah, belli le zio. Vieni, guarda che bellezza. Il Morrone, io, Filippo, Andrea, l'abbiamo visto veramente tante volte, ma questo giro praticamente quasi completo del Morrone, stiamo ancora stabilendo come chiamarlo questo giro, è un qualcosa di fantastico perché ti dà degli scorci che non ti aspetti. È veramente un polmone verde, cioè guarda qua,
Ma sotto, vabbè, si è scoperta la signora Maiella, Mondamaro. Oggi in veste splendida adesso. Colle di Sambuchi. Attenzione, inizia la parte tecnica del sentiero di cresta in direzione Monte Rotondo. Voilà. Faccio vedere la capra che è in voi. E sei chiaro, non stiamo ravanando, il sentiero P passa proprio qui. Ultima e sudatissima vetta di questi due giorni di questa scorpacciata di morrone. È scorpacciata. Grazie. Ragazzi, la transmorronica di questi due giorni, o la morrone costa costa, come non so come ancora la chiameremo, ha regalato un botto di soddisfazioni. Per fortuna, dopo il temporale di ieri, oggi il meteo è tornato estivo, e anche troppo estivo. Dalla vetta del Monte Rotondo si vede tutto il Gran Sasso, tutta la catena del Gran Sasso, dal Camicia al Corno Grande, la piana di Campo Imperatore. Si intravede anche l'Intermesoli e il Monte Corvo per l'occhio più allenato. Il canyon della Valle dell'Orta, il paesino di Salle, tutta la Maiella, la Valle dell'Orfento, Piana Grande, Monte Amaro, Pesco Falcone, e si vede pure il Focalone dietro a tutto. Pausa obbligatoria proprio sotto la croce di vetta del Monte Rotondo. Adesso iniziamo la discesa, che nei primi passaggi, come vedete, il Don Marini qua giù è abbastanza tecnica, però poi il sentiero diventerà effettivamente molto godurioso fino a Schiena d'Asino, che sarà l'ultimo punto panoramico bellissimo di cui io sono follemente innamorato da visitare. Ho già contattato il mio amico Davide dell'Host Pub di Tocco da Casauria per vedere se ci apre il locale e ci fa fare un terzo tempo di quelli pesanti. Speriamo mi risponda. Continuiamo lungo il sentiero. Iniziano i primi dolori alle ginocchia. Continua il nostro cammino sempre sul sentiero del parco. Stiamo riscendendo dalla vetta di Monte Rotondo. Ci troviamo all'altezza del rifugio Monte Corvo, qua giù, rifugio gestito dal CAI di Popoli, al quale sono particolarmente affezionato, cioè non al CAI di Popoli, al rifugio. Non ridete là davanti. Prossima sosta interessante, Schiena d'Asino. Nel frattempo le temperature, e nella mia impressione, si stanno alzando. Sì, però il vento almeno si... No, cioè abbiamo il capezzolino turgido grazie al vento, quindi bene così. Ricordatemi di filmare la faccia di Manuel Marini quando arriverà la prima volta a Schiena d'Asino, eh? Vediamo la reaction in diretta. Quando dici che sulla Schiena d'Asino c'è un boccale di birra? Dai che si vola! Mi sento di dire che questa è casa mia, ragazzi. Questa è stata la mia prima vera escursione, e da qui, proprio da questo posto, mi sono innamorato letteralmente della montagna, e qua è iniziato tutto il processo di metamorfosi vitale che mi ha portato a essere principalmente quello che sono oggi, ma soprattutto a vivere la montagna in maniera piena, sincera, insomma, con tutti i contorni di cui parlo sempre nei miei video. Spero faccia effetto anche a voi, spero faccia effetto pure a Manuel in realtà, ma sembra goderne. E qui a Schiena d'Asino, ragazzi, finisce la nostra traversata del Morrone, la traversata integrale, questa avventura assurda che volevamo fare da tanto tempo insieme. E adesso ci tocca riscendere per il sentiero A5 fino al Colle della Grotta, e dopodiché fino a Fonte Luigi, dove penso che berremo tutta l'acqua possibile ed immaginabile, perché già scarseggia. L'ultimo sforzo prima di arrivare a Fonte Luigi, l'ultima ora e 40 di cammino, però stavolta ce la facciamo all'interno della faggeta, quindi risparmiamo un po' di raggi UV. Inizio a accusare il sonno che non abbiamo fatto stanotte, ma proprio tanto, cioè mi si stanno a chiudere gli occhi. E dopo una micro pausa per una specie di calo di zuccheri mio e di Andrea, siamo ripartiti, ma sto tutto stordito per la sete. Penso che non mancherà molto a Fonte Luigi, 20 minuti, cioè non lo so, qualcosa di fattibile, perché finite le batterie, ragazzi. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, Madonna.
le crisi degli dell'astinenza d'acqua, madonna. Mamma mia che giroglio. Mamma mia. È finita. 32 chilometri. Vabbè, così non lo sappiamo quanti chilometri abbiamo fatto. Calcoleremo. Un viaggio di 2 giorni immersi dentro le montagne più remote del pianeta. 37.000 passi. 37.000 passi? Solo oggi. Dottor Marini, ancora preso dal lavoro, la cosa mi sollazza. Ma anche Marini la fa più, guarda là. Anche il dottor Marini non ce la fa più. Dottor Marini, spumeggiante. Come se non fosse successo niente. Ma anzi, ma lei sta partendo proprio adesso per la direttissima a Monte Rotondo? In ultralight, sì, come si ha vede. Insegnato l'autore del video. Sì. Sono in completo stato ultralight, se si può vedere. Sì, però sì. Ho già l'immondizia in partenza, perché ho spicciato casa, quindi la lascio sul morrone. No west trekking. Ragazzi, è stata un'avventura fantasmagorica, e non lo dico per fare scena, ma è stata veramente una bella esperienza e ringrazio chi sta tenendo in mano quella telecamera. Ogni promessa è debito, la traversata del Morrone andava fatta e andava fatta con determinate persone, belle, asciutte, sudate, grosse. Allora, dobbiamo dire che il temporale ci ha devastati, e non poco, però nonostante i 40 minuti di sonno... Siamo come i tori. Siamo, sì, come dei tori da riproduzione, ma adesso andremo a saccheggiare un pub qui a Tocco per il terzo tempo, che durerà un'infinità, anche perché poi dobbiamo andare a riprendere l'altra macchina che sta ancora a Passo San Leonardo, cioè la mia. Quindi ci vediamo alla prossima traversata, anche no.